Guardi, ora basta, va bene? Dovete farla finita, ha capito? Oggi ce l'hanno tutta così. Tutta così la pasta, la telefonata. La riattaccano subito, naturalmente. Io devo richiamare, sono costretto dagli eventi. Gli eventi mi costringono a perseverare, a non demordere. Vediamo un po', ma insomma, guarda, via, ma. Che ignoranza, vero? Voglio dire. Pronto? Se l'ho detto ora basta, lei non deve riattaccare, ha capito? Ma lei non capisce niente, chi è ammattito? No, io non sono ammattito, ma guardi. Ma lei ha sbagliato il numero! Come si permette di offendermi? Lei ha sbagliato il numero! Io non l'ho offesa, ho detto solo ora basta! Loro ha sbagliato il numero! No, no, le dico perché allora, se lei non riattacca! Ha sbagliato il numero! No, non ha sbagliato il numero! Sì! Lei ha sbagliato il numero, ha capito? Ma cosa vuol dire lei ha sbagliato? Perché qui è casa, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Tutti hanno un cognome, no? Non ho capito. Non mi ha detto mi passi signor cazzo figa rock and roll. No, dice ma non ho detto un nome, quindi non ho sbagliato numero. Perché lei pensa che io abbia sbagliato numero? L'ho richiamato, è incredibile, perché qui la famiglia, chi se ne frega che famiglia è? Non ce ne frega niente. Guarda un po'. Ma che lo so io. Pronto? Ah, ecco, benissimo. No, perché io prima ho parlato con una persona di sesso femminile, la quale mi ha trattato malissimo. Scusi, dico, ma lei chi è? Chi sono? È questa, dice ho sbagliato numero. Se è la terza volta che faccio il vostro numero, è chiaro che non ho sbagliato, ha capito? Ecco. Mi dica chi cerca. Cerco lei, esatto, io cerco lei. E lo sa, te l'ho detto anche prima, ma non ha voluto credermi. Insomma, ma allora che si deve fare qua per farsi ascoltare da voi, Allora, posso parlare? Se mi dice chi è? Ma lo dico che. Oh, io sono quello che sta sotto a voi, va bene? Quello? Che sta sotto a voi, di casa. Sotto a me? Sotto a lei. No, perché in casa mia non è sotto a me, non ci sta, perché io sto al primo piano, a piano terra. Bene, io sto sotto perché lei forse non lo sa, ma sotto c'è una cavità naturale. Una? Cavità naturale. Lo sa che cos'è una cavità naturale? Una grotta. Io sono San Giuseppe e da Natale sono qui sotto! Non ne posso più, ha capito? Sono andati tutti via! La Madonna, Gesù! Ma mi scusi, dico, il bue, l'asinello! Io sono rimasto là nella grotta! Ma che cazzo volete da me? Ma se gli ha detto niente, signore, mi si spieghi, dico, perché ma io non c'ho niente, sotto di me non ci sta nessuno. Ma come ci sta nessuno? Io c'ho, guardi, io sono, ma non conosci il presepio, ma insomma, sono andati via tutti le pecore, i pecorai, ogni cosa, i re magi, non si vede più nessuno qui, sono rimasto solo con una sega. Che devo fare? Abbia pazienza, anche lei. Lei, va bene. Aspetta, ci vorrà andare a pigliarselo nel culo, lei e chi è? Qui non ci sta nessuno, si spieghi per bene educatamente. Ma educatamente quando lei mi manda a pigliarmelo nel culo? No, non capire. Lei mi dice che qui c'è la calamità, ma che calamità c'è? Io sto al primo piano, a piano terra. Ecco, io sto sotto, nella grotta, va bene? Ma nella grotta dove? Io sono della famiglia sacra, della sacra famiglia. Sono San Giuseppe e ora basta, avete capito? Buonanotte. Dove? Quando? Oddio, mi è venuto San Giuseppe. Vabbè. No, è povero San Giuseppe, lui è sempre l'ultima rosa di carro, cosa vuoi? È rimasto nella grotta. Bisogna richiamarlo. Ma e poi dice che devo essere, come ha detto? Spiegami il modo. E poi lui mi ha mandato a fanculo. Ma ha alzato la voce. Ma sono sempre lì a pian terreno, madonna ragazzi, vedo che fa San Giuseppe anche. La cavità naturale. Ora chi risponderà? Lui, lei o l'altro? Pronto? Sì. Ah, ecco, benissimo, guardi. Qui c'è rimasto solamente i bue, che ho scoperto che è una mucca ed è una mucca pazza. La sei incazzata moltissimo, mi guarda male. Cosa devo fare? Mi dica, posso venire su da lei? Ma che ne so delle mucche del coso io? Ma che c'entro io? Ma signore? Come che c'entro? Io sto. Scusi, ma se io sto sotto, lei mi ha mandato a caffare in culo, scusi. In fondo sono San Giuseppe, non puoi mica fare queste cose. Ma che io non c'entro niente, non so niente, non sono. Non c'è niente qui. Ma come non sono le mucche pazze?
pazza. Sì, sono Salvatori. La mucca pazza ce l'ho io. Ma abbia pazienza. Non sono mica un veterinario, non sono mica niente. Non è un veterinario? Non sono mica un veterinario io. Non è un veterinario, ma io c'ho mica bisogno della vetrina, guardi. Allora io c'ho... Così, Senta qui, che mi sta per mangiare questa... Mi rumina, oddio mi rumina. Capisce? Io ho bisogno di un rifugio... è da Natale che sono qui sotto, è da Natale, che hanno lasciato qui, da Sinello non mi è rimasto... anche la mucca è tornata. Io che ne faccio? Lei la mucca, il mucco e il vitello, io ne faccio sono i Salvatori, sono... Non lo so! Di telefonare perché sennò il suo telefono avverto la polizia. Ma che c'entra la polizia? Avverta la chiesa, la canonica sono rimasto qua, sono San Giuseppe. Ma no, lo San Giuseppe, Sant'Antonio, a me non mi interessa. Ma come non interessa? Niente da dire a me. Ma se non sono rimasto qua da Natale, ma non da questo Natale. Ma cosa fa essere rimasto da Natale? Io è il Natale di Capodanno. È l'anno zero. Da Capodanno? No, visto. Posso venire? Guardi, io non so di che cosa. No, ne ho parlato. No, non ne ho parlato io, ma siccome sono stato chiamato per questa emergenza, lei sa che sotto certo, casa sua non l'abbiamo chiamati noi. Ma quei signori. Quindi si rivolga direttamente a chi l'ha chiamato. Ma io sono un vetrinaro. Io questo non lo metto in dubbio, però siccome la chiamata non l'ho fatta io per questa emergenza, direttamente sì. A chi ha fatto la chiamata. Credo che sia qualcuno di casa sua, tipo no, un signore. Di casa mia no, un signore. Sì, perché no, ha detto guardi, pronto perché... ha detto il vetrinaro, venga subito perché sotto nella cavità naturale del presepio con San Giuseppe c'è la mucca pazza. Credo che abbia sbagliato numero. È sicura? Perché noi non abbiamo fatto nessuna telefonata. Insomma, ma allora chi è che mi ha chiamato? Lo sa che è un vetrinaro, insomma, è un... Io metto in dubbio il suo titolo di studio, ma noi non abbiamo fatto nessuna telefonata e quindi credo che sia opportuno che lei si rivolga direttamente a chi ha fatto la telefonata. Ma infatti mi sono rivolto perché mi hanno dato questo numero e hanno detto molto probabilmente gli hanno riferito un numero sbagliato. Comunque mi hanno detto che sotto casa vostra c'è una cavità mi dispiace naturale. Ancora ripeterglielo e allora siete molto gentili, dovrei passare proprio da casa vostra attraverso non credo proprio. Dovremmo svitare la tazza del water da lì, ecco, e scivolare dentro praticamente, poi magari ci beviamo un amaro insieme. No, credo che ci sia qualche problema. Ho appena tirato su un cavallo, guardi, sono anche un po' stanco, devo fare questi lavori, guardi, è un lavoro importantissimo, vengo, guardi, fra 20 minuti sono lì. No, guardi, perché non credo che troverà nessuno a casa, buongiorno. Vabbè, aprirò la porta con una spallata. Vabbè, sai, il vetrinaro è un uomo rude. Il vetrinaro. Lei non ha detto niente su questa parola. Mi sembrava più precisa nei termini questa signora rispetto all'uomo, no? Però non mi ha corretto sul vetrinaro. Basta con questa famiglia perché ce la siamo proprio veramente giocata abbastanza. Si richiama quello di San Giuseppe, dai. Accidenti, lei secondo me ce l'aveva veramente della Ragnatele. Mamma mia se ce l'aveva. Quindi sai, coda di paglia, Ragnatele di ragno. Ecco, dunque, credo che sia quello. Penso che sia quello. Vabbè, ora torna a essere San Giuseppe. Sì. Pronto signora? Sì? Sono sempre qui sotto, sono San Giuseppe, mio Dio, ma non è venuto ancora il vetrinario?
A fare cosa? Per la mucca pazza, signora, non ce la faccio più. Mi passi quel signore di prima, ci ho parlato, guardi, non ce la faccio più. Ma non c'è il signore di prima. Ma sì che c'è, perché ci ho parlato prima. No, non c'è, sono io soltanto in casa, quindi non c'è nessuno. Ma sì che c'è, lei, guardi che va all'inferno se dice le bugie, eh. Io dice San Giuseppe. Ma le bugie, ma quale inferno? Ma quale inferno, ne abbiamo parlato prima, no? Io ho parlato con lei prima, gli ho detto che io non ho fatto nessuna telefonata. Ma cosa ride? La mia situazione è tremenda. Ascolti. Ma sto ridendo, ma lei sì. Mi sta tentando di ridere, ma lei mi sta offendendo. Ah, dicendo che ride. Ascolti. Io rido. Lei ride, rideva. Ma lei ride per telefono? Sento, ascolti, io sono qua da Natale, io sono rimasto chiuso nella grotta del presepio, sono San Giuseppe, sono andati via tutti, il bambino, la Madonna, le pecore, i re magi, l'angioletto. Sì, dove? Anche la cometa invece c'è, quella c'è. Però c'è la compagnia. Sì, no, c'è Yakutake, sì. Vabbè, però io non la posso vedere, perché sono qua nella grotta, qui sotto a casa vostra, sparo sì. Sotto. Sono rimasto io con una sega perché faccio il falegname e poi è tornata indietro la mucca, sai, i bue e l'asinello e tornano indietro i bue, che poi la mucca è pure pazza. Sì. Ho detto a quel signore prima, mi chiami il veterinario. Sì. Che così, allora, è venuto il veterinario? No. Ma ha telefonato almeno? Io, senta, non so se lei che cosa sta facendo. No, se che sta cosa scherzando. Ma io non sto scherzando, io non ho mai fatto scherzi, sono sondazzi, ma ci mancherebbe altro. Abbia pazienza, io sono qua, imprigionato, sotto casa vostra c'è una cavità naturale, detta grotta. Scusi, se lei è imprigionato sotto casa mia, sì. Che c'ha il cellulare per telefonarmi? Ma certo che ce l'ho! Ah, e San Giuseppe c'ha il cellulare, eh? Certo, ma San Giuseppe è un santo, può avere quello che vuole. San Giuseppe c'ha il cellulare, ha riportato. Ma guardi che ce l'avevano gli etruschi il cellulare, ma cosa mi dice? Ma certo, male, il cellulare etrusco famoso. Senta, io credo che lei si deve rivolgere direttamente ad altre persone. Ma chi? Non lo so. A chi? Questo lo stabilisco. Chi? Stabilito di telefonare incessantemente a questo numero, stabilisce di telefonare ad altre persone, perché credo che adesso sia abbastanza. Tra l'altro ho già finito tutta la mangiatoia, non ne posso più. Ho mangiato anche la mangiatoia, c'ho più niente da mangiare, anche la mangiatoia ho mangiato, guardi. Ho fatto benissimo. Ma come ho fatto benissimo? Ora che cosa faccio? Salgo su perché c'è questa mucca pazza che mi sta guardando male. Quanto ha visto troppe televisione lei? Ma che giorni? Televisione? Mi sì, ordinare. Sì, perché altrimenti non sarebbe neanche aggiornato sulla mucca pazza. Cioè, perché? Perché ai tempi di San Giuseppe le mucche pazze, come dice lei, non esistevano. Ma lei ride. Ma senta, ma che devo fare? Mi devo mettere a piangere? Lei mi sta offendendo. Già tanto se la sto ascoltando. Lei ridendo, e non è da sola che mi ascolta, andata via. Ridendo mi offende. Insomma, allora, è la mucca pazza, la mucca assassina. No, quella l'altra. Vabbè. Pronto? Pronto? Chi parla? Mi sente? Sì. Madonna. Signora, quanti anni ha lei? 50. Ah, non è mia tanto vecchia, sa. Mi no. Posso anche. No, perché poi mi dicono che rompo coglione alle vecchiette. Senta, signora! Ora la deve abbozzare, ha capito? Bisogna smetterla! Dovete farla finita! Chiaro? Ma che ha? Oh! Ma che ha? Io sono quello del piano di sotto! Va bene! E sono incazzatissimo! Perché? Perché, primo, mi sgocciola tutti i panni addosso! Ascolti me, ma lei ha sbagliato il numero, eh! Secondo! Mi senta asato il water, tutta la merda e va di fuori! Ascolti, ma ha voglia di scherzare! E qui è lei! Terzo, signora, ma terzo! Non ce la faccio più, queste donne sono tremende, ma non c'è un uomo in casa, quando li voglio non ci sono mai, no, tutte queste donnine, prima ho fatto il delfino, insomma, non è possibile, l'ho richiamata, non è possibile, speriamo ci sia qualcun altro in casa, perché queste sono amorfe. Pronto? Oh, finalmente si parla da uomo a uomo, perché a me con le donne piace poco parlare, capito? Sì. Ecco, quindi ora... Come ho detto, alla moglie, benissimo, lasciamola da parte la moglie, lasciamo le mogli da parte, sì, va bene? Lei... E parliamo fra me e te, caro Raccherino, Ma e chi... ora, Ma chi è lei? Chi sono io? Chi sono io? E te chiedi chi sono io? E tu non sai chi sono io? No. Ah, beh, te lo dico io.
Io sono uno che è stufo, sì, altamente stufo. Dove abita? È strastufo e strabistrastufo. Ma lei dove abita? Io abito sotto a lei. Dove? Che dove? Via? Sotto a lei. In che via? Giolitti! Giolitti? Ma chi gliel'ha detto? Via Giolitti. Via Giolitti? Ho detto Giolitti? Come ho detto? Arrivederla. Madonna ragazzi, ma perché non mi danno i cosi giusti? Non è Giolitti, io faccio il numero di Giolitti e non è Giolitti, è un altro uomo politico. E insomma, ma allora l'ho richiamato. Qui no, se no io non ho i dati, non mi corrispondono i dati e non torna più nulla, capito? L'ho richiamato perché questo lì mi ha fatto girare Giolitti a me. Mi girano Giolitti, guarda, Sì, ora guardi. Ascolti, abbia pazienza. Senta, ora basta, capito? Non devo essere al lavoro, ma non alzi la voce! Ma che vuole? Io voglio che lei si incazzi! Sì, venga qua sotto, se si deve incazzare! Io non vengo sotto, vengo sopra! Sì, ma che vuole? Che voglio? Vuole? Che ora basta! Sì, lei basta di che? La mia moglie la deve lasciare stare! La sua moglie? Sì, la mia moglie, ecco, ora ma cosa. Lei, ma si presenti prima! Io mi presento! Presenti lei! È anche maleducato! Si presenti chi è! Ah, ma se lei riattacca come ma faccio a rimanere? Chi è lei? Allora, prima di tutto deve dire, io sono il signor Tizio! Ecco, io lei? Sono il signor. Ah, ma devo dire Tizio o deve chi dire il mio è nome? Lei? Allora io mi chiamo Casini! Va bene, Casini! Sì, e dove abita? Via Giolitti a che numero? Io? Non vado nemmeno al lavoro, guardi, vengo da lei. Via Giolitti a che numero? Al lei è un vigliacco. Al 12! Al 12? Sì! Allora guardi, abbassi, perché io fra mezz'ora sono lì. Fra mezz'ora? Anche prima! Ma come fa a venire la merda a casa se io abito all'8? Ma che... Allora vede che sta via Giolitti! Lo vede che sta via Giolitti! Ma cosa c'ha? Bacigli nel capo lei! Vede che corrisponde tutto! Lei è Giuseppe! E allora? Lo vede che corrisponde! Sì, ma corrisponde che? Io sto al 12, meno 4! Ma se lei voglia di scherzare, io ho furia! 8! Allora, senta una cosa, non faccia tanto il furbino, va bene? No, no! Una devo andare al lavoro! Non si ritiri dietro il guscio! Sì, allora. Dentro il guscio! Allora, se lei è uno... Casini abita al 12! Se lei... Sì, abita al 12, ma arriva la merda sua addirittura! Ma che mia? Ma che... Sì, è la sua! È la sua, è la sua! Che è? Ho trovato, sì, perché in mezzo alla merda ci ho trovato della carta, sì, della roba dove c'è scritto un biglietto dove c'è il suo nome e il suo numero telefonico. Ma insomma, me. Allora vuol dire che viene da casa sua, capisce? Ma via, io non so come, io non so come, al 12 arriva la merda dell'8. E però non è colpa mia. Io ho trovato il suo nome, se no perché avrei dovuto telefonare a lei? Perché? Abbia pazienza! Lei non si presenta. Lei quando si... No, mi sono presentato. No, lei non si presenta perché non ha detto né il nome né niente. Mi chiamo Casini, sto al 12. Che cosa le devo dire di più? Me l'ha detto ora. Ma lei ora lo sa. Non sì. Torni più su questo argomento. Vediamo, lei evidentemente qualcuno in casa sua si è pulito il culo con qualcosa dove c'era scritto fatti vostri, cioè nome e numero di telefono. Così non vuol dire niente. No, a questo punto io so che quella merda, che puzza anche sì. parecchio, è vostra e viene tutta di fuori del mio vater. Allora bisogna che lei non telefoni a me, bisogna che parli col capo condominio di questo palazzo, di questo stabile. No, col capo condominio, come dice lei, col capo condominio, io non ci parlo. Io chiamo direttamente il merdaiolo per fare il lavoro. Ma merdaiolo, scusi, ma qualsiasi può trovare un pezzo di carta fuori e pulirsi, anche in casa. Ma chi è che si pulisce? Io non posso portare. Ma chi è che si pulisce il culo il suo nome, scusi? È stata con la mia carta? Con la sua carta? Io a lei non gli posso portare una carta mia che c'è scritto il numero di telefono perché gli c'è un cartato qualcosa. Ma io non mi ci pulisco il culo. Ma che discorsi fa? Lei ci si pulisce il culo, la ma sua. Ma è vero. Ma certo, ma certamente, ma venga a vedere. Io l'ho messo da parte, glielo faccio vedere. È merdoso, ma gliel'ho messo da parte. È venuto fuori questa cosa qua. Io ora chiamo il merdaiolo, va bene? Faccio fare il lavoro e glielo faccio pagare a lei. Ha capito? Sì, va bene. Glielo faccio pagare a lei. Va bene. Merdaiolo! Arrivederci! Merdaiolo! D'altra parte lei non la fa peggio per lei! No, io la faccio, ma come la faccio? La faccio no perché... Ma per lei se non la fa! È da tutto di fuori qui! Io vengo a casa sua a cacare, io vengo, ora lei va a lavorare, vengo a casa sua io, e io alla sua moglie, mi faccia cacare! Senta, lei è di un maleducato, io? D'altro mondo! L'altro mondo? È un essere... Un essere? Molto maleducato! Essere o non essere? Perché io, insomma, se mi aveva telefonato più di una volta poteva dire...
in questa maniera poteva agire. Siccome è la prima volta telefona, io non so indovino che a lei gli viene questo affare in casa sua. Per questo gli ho telefonato. Però lei doveva telefonare per guardi, così e così passa il caso. Passa il caso, per forza. E siccome questa è una cosa urgente, da metterci subito le mani. Certo, perché mi scappa anche la cara, è urgente, sì. Ma la faccia finita con questo, ma la faccia finita. Ma come la faccia finita? Ma lei caca, ma io no. Maleducato. Ma come maleducato? Sai dirmelo, se poi io non avevo preso. Ma lei si vergogni di darmi le maleducato? Lo dico questa maniera. Io sono nei Casini e mi chiamo Casini e lei mi dà di maleducato a me. No, a me è molto maleducato. Glielo dico un'altra volta, glielo dico anche a quattro occhi che lei è maleducato. Lei si vergogni. Lei è un bel maleducato. Guardi, io porto gli occhiali, che quattro occhi, già ce l'ho quattro. Lei non si permetta. Io che è maleducato. Non si permetta. Di tutto se si è rivolta una donna in quelle condizioni e credeva che scherzasse. Lei doveva presentare e dire guardi così e così. Io non ho mai scherzato in vita mia. Lei dovrebbe stare solo in un bosco. Nel bosco, a fare le merende. In un bosco le dovrebbe stare. Come si vergogna a dire queste cose? Madonna, ragazzi, questa in un bosco magari, sta proprio bene in bosco, voglio dire. No, lo richiamo. Oh, ma qua, maleducato io e mi riattacca in faccia lui, eh? Maleducato io e c'ho la merda io e c'ho anche il suo biglietto a visita praticamente con cui si è pulito il culo. Ma insomma, però ci ha creduto, la carta. Eh sì. C'è la mia moglie che credeva fosse uno scherzo, pensate. E infatti non è uno scherzo, questo è un sondazzo, Oh. Ecco. E non mi può riabbassare il telefono in faccia in questo modo. Chiaro? Maleducato! Maleducato, educato male! Lei è stato educato male! Lei riattacca inopinatamente! Lei è un inopinato! Ha capito? Inopinato! Mi sono inventata io. Ha capito? E si vergogni! O perbacco! Questa l'ha inventata Totò. Allora! Questa l'ho inventata io. Insomma, basta, lasciamolo stare perché l'uomo è veramente, è tosto. Andiamo da qualche donna, vediamo se si fa una slagna telatina perché qui guarda. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...